Prendiamo la prima parte della nostra attrezzatura. Facciamo tutti aggiungi opzioni in regalo, tipo così ci arrivano tutti col pacco regalo. E le scartiamo in questa ora. Ah, il tuo ordine per conto di 23esima strada è andato a buon fine. Sono un po' stanco, ma soddisfatto. Oggi abbiamo fatto un bel servizio fotografico con Vanessa Ruggeri, che veramente ha avuto una bella idea di trasformare i ragazzi di 23esima strada in teste di Moro. Lo vedrete sicuramente in questi giorni, appunto perché sarà successivo a quello che stiamo facendo. Adesso sono appena arrivate le 2 5D, che saranno le camere principali del film. Io faccio l'unboxing di queste, che anche questo vedrete più avanti, e nel frattempo continuiamo con tutta la nostra storia dell'inizio, appunto, della fase attrezzatura, e ci vediamo più tardi col finale. Con questo nuovo sistema ad inchiostro che fa veramente tantissime stampe, siamo felici perché dovevamo andare sempre al tabacchino a stampare le cose e adesso finalmente lo possiamo fare da noi. Oggi abbiamo fatto i primi ordini per quanto riguarda l'attrezzatura e in questo momento mi sto rendendo conto di quanto il mio scopo di questi ultimi 10 anni sia stato quello di arrivare a questo momento. Allora, io nel 2012 comprai una 600D Canon, che è stata la camera, la mia prima camera, che mi ha permesso appunto di fare i miei primi video, e che ho sostituito un anno dopo con una Canon 70D, che è quella che ho ottenuto dal 2013 fino a adesso, praticamente un sacco di tempo soltanto con questa camera, senza la possibilità di andare oltre i parametri che mi offriva questa camera e quindi cercare di spremerla sempre al massimo, e con tutta l'attrezzatura di contorno sempre entry level, perché non avevo mai il budget per comprarmi roba seria, roba magari che mi permetteva di fare il salto di qualità. Con una camera sola ci ho fatto veramente un sacco di tempo, un sacco di lavori, un programma televisivo, una serie di, diciamo che poi è diventato un mediometraggio, che è Nemo, ci ho fatto un film. Cioè, questa camera è stata veramente una camera di battaglia, e tutto allo scopo di arrivare al punto in cui io potessi finalmente avere tutto quello che mi serve. Diciamo che di essere arrivati adesso ad un ottimo checkpoint dopo anni e anni, sempre nella stessa maniera, dove vedevo magari tanti altri iniziare anche da poco, avere tantissima attrezzatura, tantissime cose, e io dover sempre lavorare con la stessa cosa. Lo scopo di questo tempo è stato quello di migliorare personalmente, come appunto nel mio lavoro, e quello di arrivare appunto ad avere questo mio parco attrezzatura. Sarà veramente particolare, perché si rivoluzionerà il mio modo di lavorare. Cioè, io adesso mi dovevo ingegnare tantissimo per far uscire le cose bene, tanto che veramente tipo non c'è più trucco per me dal punto di vista di arrivare a un'immagine buona, e quindi adesso è arrivato il momento di fare il salto di qualità, ed è accaduto in un momento particolare, e mi verrebbero da dire tante cose, però molto spesso mi perdo, quindi ve le dico piano piano. Forse piano piano, appena arrivano i pacchi, riuscirò a dire qualcosa in più. Intanto oggi abbiamo preso la stampante, fantastica. Abbiamo iniziato, cioè la prima cosa che è arrivata è la stampante. Il resto vedremo. Quello che succederà a breve è proprio questo. In base all'attrezzatura che stiamo prendendo, io voglio che questo qui diventi proprio un format che racconti appunto tramite il mio canale, oltre appunto tutti i miei pensieri e tutte le mie cose, che racconti appunto tutta la nostra storia dal mio punto di vista. Quindi, come casa di produzione cinematografica, i momenti bassi, i momenti alti. Molte volte nei momenti bassissimi non ho avuto neanche magari la volontà di riprendere, e quindi proprio nei momenti bassi, 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 non c'è niente. Solitamente riprendo quando mi sento un po' più di entusiasmo. Stavolta sto cercando di farlo più spesso, e quindi sto cercando di riprendere con più cose possibili, la maggior parte delle volte col cellulare. Questo è stato, diciamo, il mio iPhone 7 che mi ha accompagnato per un lungo periodo, sia per i video del mese sia per altro, che adesso sto sostituendo con l'iPhone 11 Pro,
lo sto rimettendo di nuovo in sesto perché proprio per questo progetto avrò bisogno di tanta roba per riprendere. Avere un'altra camera mi fa comodo, cellulare quindi pronto all'uso. Sto prendendo la roba per vloggare. Cosa vuol dire? Un 18-55, quindi è un obiettivo più piccolo di questo qui, 16-35 serie L, che utilizzeremo per lavorare, prettamente per lavorare. E questa qui diventerà la mia vlog camera, quindi passerà da camera principale, perché ho avuto solo questa per i lavori, e per quant'altro diventerà la mia camera per vloggare personalissima. Quindi gli monterò un 18-55 e mi diminuirà il peso e le dimensioni notevolmente. È un video micro della Rode attaccato qui nella porta del microfono, sperando che la porta del microfono di questa camera non abbia problemi, perché io ho voluto sempre fare i vlog con questo vecchio Rode. Ma oltre ad essere un microfono veramente scadente, è vecchio come modello, ha un fruscio strano. Ora, io non avendo un'altra camera, in realtà sì ce l'ho, però mi dava lo stesso problema. Comunque, non avendo un altro microfono per fare una prova, ho pensato, ok, questo microfono non va bene, non funziona, fa schifo. Quindi adesso sto prendendo sia il Video Mic Pro sia il Video Micro. Io spero di poter fare i vlog col Video Micro su questa, altrimenti vedrò. Magari utilizzerò il Video Mic Pro se il Video Micro non è tanto di qualità. Penso di sì, comunque, per quello che ho visto, e spero che ovviamente lo posso fare, perché spero che l'attacco del microfono non abbia, tipo, che ne so, non si sia usurato in tutto questo tempo e quindi provoca fruscio per questo. Questa sarà la mia camera dei vlog, perché ha l'autofocus, ha il touchscreen, è fantastica. Io mi sballo con questa camera. I video del mese diventeranno sempre una cosa più giornaliera, sempre più giornaliera, fino a quando appunto non diventeranno i video della settimana e poi del giorno, appunto come sto facendo con questo format riguardante il film, che spero si trasformi in altro. Quindi appunto, con l'attrezzatura che stiamo prendendo, questo è quello che voglio fare. Vedremo se si farà. Mi dispiace per questo microfono, io non lo so che problema, lo proverò sulle altre camere che arriveranno, magari sulle altre non dà quel problema che dà qui, vedremo. Peccato. Tra l'altro, le gommine di questo microfono qui, per chi ce l'ha, si fanno scotte, dopo si rovinano. Quindi io ho sempre messo, non mi ricordo se uno o due elastici, credo uno, e fatto questi ghirigori così, in modo tale che c'è sempre l'ammortizzazione. Però comunque, se il microfono non va, non va. Anche se stavolta l'ho messo storto, di solito dovrebbe stare così, però pazienza. Tanto non funziona. Si va piano piano, col tempo che ci vuole, con la pazienza che non ce n'è. Infatti ogni tanto scleriamo, io soprattutto, però no, vabbè, sto imparando a essere più paziente. È arrivato un primo pacco, facciamo questo unboxing del Rode Video Mic Pro più. Chiaramente non è sponsorizzato, è la roba che stiamo comprando per il film e per i progetti. Bellissimo, veramente bello, paurosamente bello, proprio da non saperlo usare, da non avere idea neanche di come si faccia. Una bustina di zucchero, e sta dopo la metto nel caffè. No, scherzo, non mettete queste bustine nel caffè. Gavetto USB, credo, per ricaricare la sua batteria. Finalmente fanno le cose con le proprie batterie, così uno non deve uscire pazzo. Non capisco, ok, il più, il meno, più, il meno va giù. Non capisco questa batteria come funziona. Guardiamo il libretto di istruzioni. Dice cosa? Vediamo se è vero. Sì, funziona. Preferisco non toccare niente più, imparare a mettere la batteria. Poi lo proviamo con la 70D e vediamo se quel discorso che dicevo del cavetto, se è il microfono ad avere problemi o se è proprio la camera ad avere problemi. Fare video con la fotocamera interna è un perché si vede tutto, che sembra che guardo spostato mentre la fotocamera è lì, però vabbè, l'ho fatto così perché volevo vedere un po' l'ambiente attorno a me. Va bene,
Il primo attrezzo riguardante proprio il videomaking è arrivato, e questo è bello, è compatto, è leggero e penso che si possa lavorare bene con questo microfonino. Vedremo. Questo Rode invece video micro è veramente bellino, veramente una cosa allucinante quanto è bello. Cioè, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, zacchete, assurdo, wow, fatto. E poi te lo danno con questo filtro antivento, questo gatto, e devo dire che è meraviglioso. Ecco, un po' difficile da mettere, però vediamo se registra. Sì, spero che quello che avete visto sia stato utile anche di vostro gradimento. Mettete mi piace se vi piace, altrimenti anche niente. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e fatemi sapere se avete qualche curiosità o se volete appunto chiedermi qualche cosa nello specifico. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!